Amici di Trianario, il più cordiale saluto. Questa sera si parla del sesto round del Trofeo Trianario 2017 con la trasferta numero 6, quella dei Piani Resivelli. Un nuovo ospite questa sera, oltre ai soliti Luigi Schiavi e Pietro De Angelis, con noi Alessio Valneri, che è stato uno dei fondatori di questo trofeo. E allora quindi la prima domanda la facciamo a Schiavi. Una novità questa sera con la presenza di Alessio? Beh sì, Trialario e Team Mille Piedi conta su uno staff di varie persone, di quattro moschettieri che poi si possono intercambiare variamente. Infatti io a questa gara e anche alla precedente non ho potuto essere presente, per cui comunque non sono indispensabile io, come del resto fortunatamente non lo è nessuno. Niente, che dire, questa gara io appunto non c'ero, quindi posso fare delle considerazioni solo di tipo generale. So che c'è stato un maltempo veramente eccezionale, anche se bisogna dire che era atteso, lo si sapeva già da più di una settimana che in quel weekend ci sarebbe stato addirittura un'allerta meteo che poi ha causato disastri in altre parti d'Italia e anche comunque nella zona di Lecco e Resinelli non è certo stato un tempo clemente. Io vorrei dire in merito a questo che il trial è uno sport che si pratica con ogni tempo, per cui il trialista lo sa, e quindi mi sembrano un po' strane quelle richieste di qualcuno che però è fuori dall'ambiente, ma come, piove, correte lo stesso? E beh, caspita, io tra l'altro ricordo in carriera le gare più belle che ricordo con grande, non so come dire, piacere, erano proprio quelle sotto l'acqua battente, perché si vive in una dimensione molto diversa, si è proprio soli con se stesso, con l'acqua, c'è il freddo, c'è l'acqua che ti entra magari nel colletto della giacca, ci sono tante cose che rendono un po' caratteristica questa gara. Detto questo, ancora i piloti che si sono presentati quindi alla mattina, ed erano quasi una cinquantina la mattina della gara, sapevano benissimo cosa andavano incontro, quindi se si sono presentati è proprio perché sono animati da una passione per questo sport, indipendentemente dal tempo che c'è, che poi appunto tempi differenti fanno sì che le gare siano diverse, quindi sia un motivo in più di divertimento. Ti fermo perché adesso voglio sentire le considerazioni di Alessio a riguardo chiaramente dei piloti, perché tu giustamente prima di iniziare la registrazione hai parlato di una sorta di referendum. È un termine che va molto di voga in questo periodo, e anche nel mondo del trial c'è stata questa innovazione. Sì, bene, grazie della domanda. Innanzitutto buonasera a tutti, è bello far parte di questo salotto. Io prima di rispondere alla domanda volevo riallacciarmi un pochettino a quello che ha detto Luigi. Anch'io ai tempi, quando facevo le gare, ricordo con estrema gioia e soddisfazione le gare svolte sotto l'acqua, infreddoliti, con le mani bloccate. E questo da soddisfazione, appunto. A livello organizzativo non nascondo che quando sono arrivato ai Piani Resinelli con questo tempo da lupi non volevo nemmeno scendere dalla macchina e andare a casa direttamente. Però il trial è una passione, quindi la passione si condivide con chi la pratica, e quindi i piloti sono contenti di andare a fare le gare sotto l'acqua, sotto il sole, e noi siamo contenti di accontentare i piloti nell'organizzare questa gara. Sì, è stata appunto, come dici tu Oscar, una sorta di referendum, perché prima di partire con l'iscrizione, con il costruire tutto l'ambaradan del trialario, ci siamo ritrovati tutti quanti, organizzatori e piloti, al bar con un caffè in mano, guardandoci, e abbiamo detto: ma ragazzi, la facciamo la gara oppure no? E timidamente si sentiva uno che diceva: ma io la farei. Quell'altro: anch'io, si sono un pochettino tutti dati coraggio, sostenuti a vicenda. Alla fine con gran foga siamo andati, abbiamo aperto gazebi e computer come al solito, e siamo partiti con tutto il carrozzone. Quindi questa è stata una delle altre soddisfazioni che ci ha portato a questa splendida gara dei Resinelli. Pietro, ovviamente tu questa sfida l'hai vissuta in due differenti modalità, quella di pilota ovviamente e quella di organizzatore, un po' il factotum dell'evento dei Piani Resinelli, anche per il fatto che poi sei partito per ultimo e hai dovuto rincorrere gli altri piloti che già erano avanti nelle zone. Eh sì, io ho fatto la tracciatura quando sapevamo che pioveva, spostando anche qualche quintale di tronchi, perché per allargare i percorsi lì nei greti di torrente. Diciamo, anche dopo piogge che c'erano state non c'era acqua su quelle lastre di torrente.
Il Giorgio Del Piero, che si è dato da fare tantissimo e ha tirato fuori un trasferimento anche splendido, molto fangoso ma tutto praticabile, ma splendido, ha visto le zone la mattina presto e ha detto si possono fare tutte, l'acqua è tanta così. Invece poi è aumentata. Quindi poi quando io sono passato più tardi per dare un'occhiata di nuovo alle categorie, alcune prece erano già state spostate e ne ho dovute spostare altre. Ho finito con le modifiche alle 12:30 e poi sono partito che era 1:10 e però almeno non le dovevo guardare perché le conoscevo e poi sono riuscito a riaccodarmi agli altri. Beh, a questo punto parliamo anche un po' delle classifiche e mi sembra giusto, Luigi, perché ci sono delle sorprese ma ci sono soprattutto delle conferme dei piloti che ovviamente lottano per il trofeo. Beh sì, qualche sorpresa indubbiamente c'è stata, perché io appunto guardando le classifiche, non avendo assistito alla gara, però posso immaginare che un terreno pesantissimo, si sono un po' mischiate le carte. Guardavo prima ad esempio, non so, Garzetti arriva in sesta posizione, che per carità non è una cattiva posizione, ma tallonata veramente a pochissimi punti da Clara Macchiavello, addirittura a pari merito con il settimo. E per farci capire, Garzetti sesto, settimo Corbellini e ottava Clara, addirittura che supera Tavaglione Agostino, che spesso vediamo sul podio nei primissimi gradini. È primo in classifica generale. Primo in classifica generale, per cui questo ad esempio balza agli occhi. Poi balza agli occhi Azzoni Davide, che su un terreno pesante ottiene uno splendido secondo posto al limite proprio del tempo massimo. E poi chi abbiamo ancora da ricordare scorrendo velocemente? Ecco, vedo un Cereda Davide che invece non ha brillato per niente, arriva 14esimo. E poi via via, vabbè, De Angelis che ha vinto lo abbiamo nominato, ma che Fabio e Maresi Cristian rispettivamente secondo e terzo della categoria expert. Non fa testo la Pro in questa gara perché erano solo due i piloti e c'è stata la conferma di Codega al primo posto, e seguito da Ruga, anche se il divario tra i due è abbastanza limitato. Ecco ragazzi, mi fa specie proprio questa classifica, visto che tu hai parlato di due protagonisti della categoria ovviamente più importante, la sfida tra Ruga e Codega. Ecco, sorprende che Codega sia riuscita a stare davanti a un Ruga che io ho modo di vedere nelle varie gare di campionato sempre a lottare per le primissime posizioni. Allora significa che con la pioggia Codega ha un passo in più rispetto a un giovane, tra virgolette, che è Michele Ruga. Ma chissà, questo poi sai, ogni gara è un po' a sé e poi ogni pilota magari predilige di più l'asciutto, il bagnato, le pietre smosse oppure no. Quello che giustamente tu fai notare, alcuni piloti trialario partecipano anche ai campionati FMI e quindi magari Ruga, che come dici tu sta crescendo negli anni, magari anche proprio per questa cosa, che si confronta su in ambienti diversi e magari insomma tutto fa, per cui anche lì non si capisce perché ci sia invece qualcuno che vuole limitare le partecipazioni a un solo trofeo, una sola gara, e questa è sicuramente una scelta sbagliata. Valerio Ruga è stabilissimo diciamo a livello emotivo e molto metodico, quindi se fa un errore, se sbaglia una gara, Codega sbaglia due zone e quello è il massimo che sbaglia. Senti, io torno a parlare ancora con Alessio, perché essendo la new entry dobbiamo dargli più spazio rispetto chiaramente alle persone che ormai sono fisse, sono di casa in questo appuntamento del trialario. Ecco, secondo te sarebbe cambiata molto la gara ai piani Resinelli se anziché la pioggia torrenziale ci fosse stato nuvoloso oppure il sole? Ma sicuramente sì, perché il numero dei piloti sarebbe stato molto, molto più alto e quindi la competizione si sarebbe accesa molto di più. Poi sicuramente la pioggia magari favorisce alcuni piloti magari un po' più tecnici come Pietro, più esperti, più navigati nel vero senso della parola, poi tutto l'acqua è proprio navigati esatto rispetto magari dei giovincelli che pur con altissime capacità non riescono a dare il meglio di loro in queste condizioni. Purtroppo io, come dicevo, ero molto infreddolito, quindi ho girato poco le zone e non le ho viste, le ho vissute con i commenti e gli occhi dei piloti, che comunque, come tutte le gare, sono stati contentissimi e molto soddisfatti. Però sicuramente le carte si sarebbero rimescolate in maniera diversa e probabilmente anche i piloti magari avrebbero apprezzato di più la competizione che si accendeva un po' più ad armi pari.
Senti Pietro, questa vittoria significa molto per te perché riapri la corsa chiaramente per la vittoria di categoria. Adesso mancano solamente due appuntamenti, cosa farai? Punterai ancora la vittoria oppure ti accontenterai del risultato, del piazzamento tra virgolette? Io adesso sono in testa. Eh sì, proprio per quello. Sono in testa e arriverò seconda alla fine perché ho un impegno di lavoro importantissimo che proprio non ti permette di esserci. No, diciamo che c'è un'organizzazione con 300 persone dove hanno insistito che andassi io. Quindi ti giochi il titolo magari giocando di rendita? Sì, farò, cercherò di far bene l'ultima, vediamo se ci riesco. Senti, Luigi, ormai siamo quasi addirittura d'arrivo anche in questo appuntamento. Mancano due gare, vogliamo ricordare dati e soprattutto località dove si corrono le ultime due sfide del Triolario 2017? È vero, due gare ma tre avvenimenti mancano. Allora, la prossima gara di Carlazzo il 1° di ottobre e seguita immediatamente dall'ultima gara, proprio la settimana dopo, l'8 di ottobre a Colico. E poi, dicevo, due gare e tre avvenimenti, perché poi c'è il gran finale con la cena che sarà dovrebbe essere attorno all'11 di novembre, quel sabato lì. Quindi siamo sicuri che lì saranno tanti vincitori. Lì dovrebbero essere tanti vincitori, noi ce le auguriamo, per cui anzi invitiamo tutti i gruppi eccetera a cominciare a prepararsi a livello organizzativo a questa cosa, perché ovviamente organizzare è sempre un impegno gravoso e chi ci dà una mano semplificandoci le cose fa sempre piacere. E proprio per questo voglio ricordare che visto quello che è successo il maltempo e qualcuno ha detto però si poteva spostare, magari ci ha detto io ricordo che organizzare una gara non è che lo si fa proprio in 10 minuti, una gara viene preparata con mesi e mesi e mesi di anticipo, addirittura i permessi vengono chiesti a volte 8 mesi prima. Ora capite che se si volesse far slittare una gara da oggi la si sarebbe fatta slittare a metà 2018, quindi sarebbe entrata nel campionato l'anno prossimo. È impossibile, le gare se proprio non ci sono le condizioni o si annullano, ma farle slittare è praticamente impossibile in alcuni casi. Senti, faccio io un po' l'avvocato del diavolo, in occasione della cena sociale presenterete il calendario targato 2018 oppure è forse presto anticipare le news e le novità dell'anno nuovo? No, beh, le novità che abbiamo in mente le diremo tutte, se poi ce ne saranno altre in corso d'opera le vedremo, il calendario sarà abbastanza improbabile perché dipende da tantissime cose, quindi verrà sicuramente reso noto più avanti, anche perché non lo sapremo nemmeno noi. Benissimo, allora grazie a chi ci ha ascoltato, grazie a Luigi Schiavi, grazie a Alessio Vannegri, grazie ovviamente anche a Pietro De Angelis, a lui in bocca al lupo che possa restare quantomeno sul podio, poi vedremo quale gradino andare a occupare. Ciao a tutti. Ciao. Palle belle grosse così, bravi ragazzi!